Ma allora, il signor Massimo Cirignotta, che ha scritto questo libro è truffa e fuffa oppure no? Lo vediamo dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio, io sono Pasquale e bentornati in un nuovo video del vostro amichevole risparmiatore e investitore della Porta Accanto. E oggi vado a parlare di questo libro scritto dal carissimo amico Massimo Cirignotta, Ecco perché dovresti arruolarti e come affrontare i concorsi VP1 e VP4 nell'esercito, i consigli di un istruttore militare. Allora, prima di tutto sono arrabbiato con Massimo perché gli avevo chiesto 200.000 euro per questa recensione e non me li ha dati, la sto facendo gratis. Poi che tu mi metti la dedica sul libro non va bene, io volevo 200.000 euro e per cui vado a dire che questo libro è tutta fuffa. È una truffa, perché? Perché se tu cerchi di utilizzare questo libro per arruolarti e basta, non ti serve a niente, ma se tu vuoi cambiare la tua vita in meglio, qualunque sia il tuo tipo di obiettivo, questo è il libro che fa per te. Perché dico questo? Hai avuto paura, Massimo Cirignotta, eh? Perché dico questo? Perché è vero che Massimo va ad elencare in questo libro un po' tutte quelle che sono le dinamiche che vanno a intercorrere fra, diciamo, la maturazione dell'idea all'interno di chi vuole proseguire in questa carriera, i vari step di iscrizione, come andarsi a presentare al colloquio conoscitivo, come fare gli esami e poi come anche andare a comportarsi nel caso in cui si fosse prescelti nella selezione durante l'addestramento, cioè il VP1 per un anno e il VP4 sono 4 anni. Perché dico questo? Perché effettivamente in molte cose che Massimo dice io mi ci sono ritrovato e prego che tutti voi possiate leggere questo libro, perché se lo avessi letto io quando ero all'età di Massimo, molto probabilmente avrei avuto una vita diversa, un po' più semplice. Vi dico una cosa, io avevo tentato di fare la carriera militare, era il lontano 1997, quando mi sono diplomato. Avevo provato a fare questa carriera, mi ero messo in testa di studiare appunto per fare la carriera militare. Io all'epoca ero ancora fra le chiamate obbligatorie. Adesso la chiamata non è più obbligatoria per quanto riguarda il servizio militare, si parte come volontario. Io ero chiamato, diciamo, e avevo rimandato un paio di volte per motivi di studio, però poi volevo fare la carriera militare, stavo allenandomi, mi ero iscritto in palestra, perché all'epoca le prove fisiche erano determinanti per passare, non erano solo un punteggio per quanto riguardava il passaggio alla fase successiva. In quel caso, se tu non passavi le prove fisiche, non andavi avanti. E mi ci trovo, poi ho dovuto abbandonare perché, non so se l'ho mai detto nei miei video, io soffro di misofonia, che è una particolare condizione in cui determinati suoni ti fanno avere delle reazioni violente contro te stesso, per cui io, per esempio, molto tempo quando sentivo botti di Capodanno dovevo rientrare in casa perché altrimenti mi sentivo male, stavo proprio male. Il fatto di avere un bimbo mi ha aiutato un po' a passare questa mia problematica, perché sei uno che ti urla nelle orecchie, nei timpani 24 ore su 24, prima o poi o te la fai passare o te la passi male. Perché dico che mi ci vedo? In particolare è un passaggio quasi alla fine del libro, pagina 236, e per cui appunto se lo volete comprare vi lascio il link affiliato qui sotto, anche se Massimo Cirignotta insomma me l'ha spedito in copia valutativa, però se ci faccio qualche soldino con il link affiliato, no? Ciao Massimo. Questa pagina per me è molto ma molto importante e ve la voglio leggere. Parla dei cosiddetti ragazzi della generazione Z. Vi faccio un sunto, non ve la leggo tutta perché è una pagina. Però nel sunto praticamente dice che molti di questa generazione hanno un po' avuto tutto, sono ricchi, ma non ricchi nel senso che sono coperti di soldi. Ma la generazione precedente, che è quella mia e vi spiego perché è proprio questo passaggio, ha avuto delle difficoltà economiche diverse. Adesso avere un telefono, un cellulare di ultima generazione, avere una macchina, avere la possibilità di viaggiare per studiare, erano non cose per tutti, erano cose particolarmente complesse da ottenere. Io vi racconto la mia, io non ho fatto poi il militare per il problema della misofonia, ma ho scelto il servizio alternativo come obiettore di coscienza, lavoravo ai servizi sociali del comune di Ciampino, vicino Roma.
E per cui, vedendomi in questa situazione, capisco che effettivamente le cose sono cambiate, perché io mi ricordo in alcune giornate la paga del militare era 5.200 lire al giorno, 2,50 euro più o meno al cambio attuale al giorno, e io mi sono ritrovato in alcune situazioni che ho dovuto prendere il pane vecchio, grattare via la muffa e metterlo a friggere per renderlo mangiabile. E quando Massimo racconta in questo passaggio che molte persone danno le cose per scontate solo perché sono all'ordine del giorno e dovrebbero un po' essere educati dai propri familiari a non dare tutto per scontato, in questo passaggio io trovo un po' tutta quella filosofia che potrebbe aiutare molti giovani di oggi a uscire dal pantano, non solo riguardandosi nella propria carriera militare, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. I passaggi che Massimo ci dà in questo libro sono molto motivanti, ma allo stesso tempo non sono illusori. Massimo nel libro Ecco perché dovessi allorarti non ti dice che per forza devi allorarti, non ti dice che l'esercito è la tua via, ma ti dice tante cose che lui ha fatto per capire come andare oltre i pregiudizi, oltre i giudizi negativi e riuscire nella propria vita ad ottenere dei risultati maggiori, sempre migliori, e che andassero al di fuori della dinamica di chissà cosa pensano gli altri, ma più avvicinandosi alla dinamica chissà cosa penso io di me stesso e come posso fare per migliorare quelli che sono i miei difetti. Una cosa che mi ha fatto molto piacere, un libro che dà soprattutto una guida su come comportarsi nel mondo, nella vita, passando però dall'analisi di come funziona l'esercito, di quali sono le problematiche connesse all'ingresso nell'esercito. Massimo, poi io sapevo già la sua professione diversi mesi prima che lui facesse uscire il libro, perché ho avuto la fortuna prima di tutto di conoscerlo tanti anni fa, quando questa avventura su YouTube è cominciata, e poi anche con un controllo di persona, ci siamo incontrati a Verona un annetto fa, credo, no, forse anche meno, e ci ho potuto parlare, e la passione che mi ha trasmesso e l'amore che mi ha trasmesso per le forze armate è un qualcosa di molto molto bello, perché molte volte ci si affaccia in alcune situazioni a pensare che tutto si svolga come nei film, e lo riporta anche lui nel libro, dove ci sono episodi di nonnismo dalla mattina alla sera, dove parti in guerra e sicuramente muori. È un lavoro che però chi lo fa adesso non lo fa più per obbligatorietà, come succedeva ai miei tempi, ma lo fa perché lo vuole, perché sente che è la professione per se stessi. Oltretutto non tutti poi vanno a continuare dopo la ferma provvisoria 1 o la ferma provvisoria 4, ma c'è anche chi esce e poi fa concorsi di altro tipo, perché i punteggi che danno le forze armate nei concorsi statali, ci sono anche dei posti riservati a queste persone, danno appunto degli enormi vantaggi. Però il percorso del libro è veramente molto interessante, perché appunto, come dicevo prima, è un libro formativo per la mente e tutti dovrebbero leggere, secondo me. Adesso non sto facendo pubblicità a Massimo solo perché lui, ma tutti dovrebbero leggere, perché ti porta in delle dinamiche che esulano dall'esercito, esulano dall'arruolarsi, ma sono applicabili nella vita di tutti i giorni da tutte le persone per migliorare la propria personalità, per migliorare la fiducia in se stessi, per migliorare come ci si approccia al mondo esterno e come si può andare anche a migliorarsi giorno dopo giorno, cercando di autocriticarsi e capire dove si sbaglia e come fare per poter evitare gli errori che si è fatti fino a quel momento. Per cui a Massimo un 10 su 10 assolutamente. Chi lo volesse acquistarlo lo trovo qui sotto in descrizione, credo che sia anche in formato Kindle, io ho la forma cartacea, e la conservo con la dedica come se me l'avesse regalato un fratello, perché in fondo alla fine ci siamo conosciuti e ho trovato subito sintonia con Massimo. È una persona di cuore, ultimamente ha fatto la donazione che fa tutti gli anni, ha fatto un video dedicato a questa donazione che vi consiglio di andare a guardare, perché non bisogna solo ricevere, come dice lui, ma anche donare. Non perché si debba ricevere qualcosa indietro, ma perché in fondo è la cosa giusta da fare. Così come migliorare se stessi giorno dopo giorno è la cosa giusta da fare.
Bene, spero che questa recensione, un po' diversa dal solito, è anche un po' emotivamente coinvolgente per quanto mi riguarda, perché questo libro l'ho letto in 3 ore, mi ha coinvolto tantissimo, ma ovviamente c'era la parte emotiva della conoscenza dell'autore. Però secondo me, al di là di quello che è la mia conoscenza con Massimo, è un libro che va letto perché ci migliora dentro, e credo di aver trovato anch'io spunti di organizzazione che posso andare a applicare giorno dopo giorno nella mia vita, senza per questo dover andare a fare il militare di professione. Se il video ti è piaciuto, un bel pollice in su e ovviamente iscriviti al canale se sei nuovo, e clicca la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo. Ed anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!